Riciclare fa bene, noi continuiamo a farlo e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Ciao amici, eccoci qua col nuovo video del canale GDA Channel One, sempre per la sezione Greenhouse. Ok amici, qui siamo avanti con la lavorazione della casetta, sempre da 2 metri per 2 con base da 2x3. La tipologia è un po' diversa perché comunque questa casa ha la tettoia, e adesso vi andrò subito a far vedere cosa ho preparato, perché questa volta ho fatto il tetto in maniera differente, quindi volevo farvi un po' vedere cosa sono andato a realizzare. Ok, adesso salgo sul ponteggino così vi faccio vedere da sopra tutte le parti che ho preparato. Eccoci qua amici sul tetto della casetta, dove è praticamente tutto in appoggio, non c'è niente di fisso a parte qualche vite qua e là. Ho aspettato giusto per farvi vedere un po' cosa ho preparato. Allora, questo qui è un asse che ho utilizzato praticamente per la capriata centrale, per la tenuta centrale del tetto. È un listello da 7x7, dove sono andato a tagliare praticamente le due parti dove andrò ad appoggiare sopra direttamente i listelli che andrò qui ad inchiodare, due chiodi per parte, e l'ho fatta lunga per tutti i 3 metri. Mentre nella parte praticamente sottostante, nella parte laterale, ecco, ho preparato un altro listello che praticamente ho fatto solo un taglio che mi dà proprio la forma della caduta praticamente del listello. Così in questo caso i listelli ne andrò a mettere praticamente in questo modo fino là in fondo, con una lunghezza circa di 120 centimetri. C'è una vespa. Di 120 centimetri, e dopo sopra andiamo a mettere tutta la guaina praticamente fino in fondo. Andiamo a chiudere tutti gli stelli. Ho preparato, come vedete, sia qui che là in fondo, così, un traversino, che così nella parte centrale non ne ho bisogno, perché andando a utilizzare un listello così grosso non vado a rischiare praticamente che col tempo si vada a incurvare, anche perché comunque il peso ce n'è poco, quindi non dovrebbe crearmi problemi. Anche qui ho creato un traversino che ovviamente si toglie, perché come vi ho detto, dopo qui andrò tutto a staffare. Andrò a mettere una bella staffa qui, una staffa qui sotto per terra. Adesso vediamo se riesco a scendere con il telefono in mano, così vi faccio vedere bene da sotto come sta venendo il... aspettate un attimo, ecco, vado a scendere così vi faccio vedere bene da sotto come viene praticamente la verandina. Eccola qua, questa è la verandina. Questa è la verandina che sto andando a preparare, si vede bene? Questa è la verandina che sto andando a preparare, come ho detto, il listello centrale, quello lì. Qui questi listelli praticamente che saranno lunghi per tutta la lunghezza dalla veranda fino in fondo, anche questi. E invece a terra mi vado ad appoggiare direttamente, sempre con delle staffe, mi andrò ad appoggiare direttamente praticamente sul pavimento. Andrò a staffare lì. Qui metterò un altro listello che ancora devo finire di preparare, ma giusto per darvi un'idea, c'è un listello tipo dello stesso spessore di questo, tipo un 5x5, che andrò ad appoggiarmi qua contro per dare più robustezza al parapetto, che dopo, come vedete, i listelli del parapetto li ho già preparati, ecco, che poi andrò a metterli così praticamente in questa posizione. Però insomma, volevo farvi principalmente vedere come stavo preparando, andiamo a vedere un po' da lontano come sta venendo praticamente la nostra verandina. Ecco,
circa di un metro di lunghezza. Tenete conto, sempre un metro, almeno giusto che ci sia lo spazio per una seggiola, un tavolino, insomma questa è una casetta per bimbi, quindi una cosa abbastanza piccola. Ecco, ricordate di fare praticamente il listello sopra quei 7, 8, 10 cm in più, giusto per un'uscita del tetto, che vada un po' a coprire le nostre pareti. Ecco, basta. Adesso, amici, adesso la casetta praticamente la smonterò, perché diciamo che la struttura è fatta, le parti principali della struttura sono fatte. Io quindi adesso dovrò andare a preparare tutti gli listelli, che li sto già preparando, e andare a fare tutte le finiture, tipo, come vedete qui, ovviamente dalle finestre, i listelli, i pezzi più piccoli, le porte, le finestre, il soppalco, qui dentro c'è il soppalco, magari farò un video apposta per il soppalco. Ecco, qui praticamente tra una finestra e l'altra, come vedete, come ho fatto poi nell'altro video, no? Le finestrelle qua dietro andrà una sopra, che è questa, e una sotto il soppalco, una sorta di lettino, ecco, con la scaletta della lunghezza di circa 50 cm, della larghezza, sì, di circa 50 cm, lungo per tutta la parete, così nel caso i bimbi vogliono andare sotto a giocare, fare qualcosina sotto e anche sopra, insomma, possono tranquillamente farlo. Avranno tutto lo spazio disponibile, anche con tutto il restante spazio della casetta. Ok amici, io adesso mi fermo qui. Ovviamente adesso la casetta la andrò a smontare per fare queste rifiniture, perché comunque così adesso la casetta non mi serve più montata, quindi andrò a smontarla e poi farò i video, insomma, intanto che preparo le rifiniture, poi faremo il video finale dove andremo a fare il montaggio sul posto. Ok amici, io mi fermo qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!